Un saluto a tutti gli amici di smartworld.it. Oggi recensiamo un oggetto veramente molto molto particolare e che personalmente mi è rimasto molto nel cuore, ma appunto è molto particolare. Sto parlando di un prodotto realizzato dall'azienda cinese Ricoh, che probabilmente non avete mai sentito nominare, perché ad oggi ha prodotto, a parte questo oggetto, quasi soltanto stampanti, scanner o comunque prodotti da ufficio. Sto parlando di Teta S è questa piccola telecamerina. Come vedete qui si vede molto molto chiaramente il suo obiettivo. Si tratta della seconda generazione di un prodotto che non sono neanche sicurissimo che sia stato distribuito in modo capillare in Italia. Questo è disponibile, mi sa, da qualche mese negli Stati Uniti ed è arrivato ora anche in Europa da circa un mesetto, e si tratta della prima vera telecamera a 360 gradi che potete acquistare tranquillamente, la prima telecamera a 360 gradi consumer. Infatti, se io la vado a girare, come vedete c'è un obiettivo anche da quest'altra parte. Sono due obiettivi da 12 megapixel che creano appunto una sfera a 360 gradi di ripresa, grazie al fatto che hanno un grand'angolo. Lo si vede, se la mettiamo di profilo si vede chiaramente che i due obiettivi sporgono abbastanza in modo vistoso, hanno un angolo di oltre 180 gradi e gli permette quindi di unire le due semisfere e creare una sfera completa. Ma guardiamo un attimo com'è realizzata. Ha un frame in metallo, nella parte superiore ci sono due microfoni che non hanno una potenza notevolissima e soffrono anche un pochino del vento, quindi con un minimo di vento si sentirà. Il resto della scocca, quindi la parte frontale e la parte posteriore, è leggermente gommata, che serve ad avere un grip perfetto in modo che si possa tenere così senza alcun problema, ma trattiene veramente tantissime impronte. Sin dal primo momento che la tirerete fuori dalla confezione accumulerà un sacco di impronte. Nella confezione c'è soltanto il cavo di ricarica e una piccolissima custodia, eccola qua, che sostanzialmente è indispensabile, visto che i due obiettivi sono molto sporgenti. È praticamente indispensabile portarsi dietro una cosa del genere per non graffiare le lenti. Da questa parte, come vedete, c'è un tasto che serve a scattare foto o fare video, mentre su questo lato abbiamo il tasto di accensione, si accende veramente istantaneamente, il tasto per accendere la wifi, ci sono tutti dei led qui, se io vado a premere il tasto wifi accendo la wifi, e un tasto per fare lo switch fra modalità fotografica e modalità video. Con questa fotocamera si possono fare foto fino a 14 megapixel e video fino alla risoluzione di Full HD a 30 fps. Si può scegliere fra HD e Full HD nell'applicazione di questa Ricoh. 25 minuti è il tempo massimo di registrazione in Full HD ed è un tempo che non è possibile superare, visto che la memoria non è espandibile, così come la batteria non è removibile, però comunque finirà prima la memoria, se fate video ovviamente, della batteria. Qua sotto abbiamo tre connettori, abbiamo il classico foro a vite per avvitarla su di un cavalletto. Noi l'abbiamo usata in moltissimi contesti con un cavallettino piccolo così, che ci permette, vedete, anche di poterla tenere più agevolmente in mano, anche funziona anche da tre piedi. Questo è un cavallettino Sony, non è un accessorio Ricoh. Abbiamo poi sotto la porta micro USB per la ricarica, per la connessione al computer, quindi per scaricare foto e video, ed anche un'uscita micro HDMI che serve per realizzare un flusso continuo in tempo reale verso appunto un televisore o quello che vogliamo. Come si utilizza? Si accende, si scatta, si fanno video, ma si utilizza ancora meglio utilizzando l'applicazione gratuita per Android e iOS, che permette di vedere in tempo reale lo stream da questa videocamera. Si interrompe però nel momento in cui iniziamo a registrare un video, oppure ci permette di scattare foto. L'applicazione, devo dire, è che è molto veloce, è molto stabile, non è velocissimo magari il tempo in cui la fotocamera realizza l'immagine, ci vuole un qualche secondo affinché l'immagine sia realizzata e qualche altro secondo per trasferirlo alla fotocamera, ma quantomeno non abbiamo mai avuto problemi, interruzioni o disconnessioni, se non per esserci allontanati troppo. Allontanarci troppo l'abbiamo fatto volontariamente, magari mettendoci anche dietro un ostacolo, per non finire nell'inquadratura di questa telecamera a 360 gradi. Infatti potremmo sostanzialmente discutere all'infinito, e non lo faremo ora perché poi è una cosa che varrà anche per tutte le telecamere a 360 gradi in futuro, a cosa serve una telecamera a 360 gradi a riprendere tutto, quindi cambia la concezione delle foto, perché non importa più che cosa avete davanti a voi, ma conta tutto, quindi viene qualsiasi cosa, viene il disordine, viene il caos, viene le persone che non volete che vengano, venite voi se voi non volevate venire, se la tenete in mano verrà comunque sempre la mano che sta reggendo la vostra videocamera. Insomma,
Quindi ci sono vari problemi da tenere in considerazione per i video a 360 gradi e per le foto a 360 gradi, ma sono cose che chi vuole 360 gradi le ha già considerate, e questa fa assolutamente il suo dovere. Come vengono le foto e i video? Le foto, devo dire, vengono veramente bene, si possono rivedere tramite un link caricando le foto sul sito di Ricoteta, possono essere mantenute private o condividerle pubblicamente, oppure con l'applicazione gratuita apposta. C'è anche un'applicazione per modificare le foto e fare piccoli effettini simpatici, per esempio effetto Little Planet. Per quanto riguarda i video possono essere rivisti dall'applicazione, ma se li vogliamo riutilizzare c'è bisogno purtroppo di un passaggio aggiuntivo, bisogna quindi passare dal computer Mac o Windows, utilizzare l'applicazione Ricoteta, che serve a taggare sostanzialmente il video e anche a metterlo nel formato corretto affinché venga poi digerito da YouTube e da Facebook. E qui si aggiunge un altro tassello, che è quello della esagerata compressione dei due sistemi che vi ho parlato ora, in particolare quello di YouTube, che sembra essere veramente molto molto aggressivo. Il video che ne viene fuori è di qualità inferiore rispetto a quello che invece vedreste dal vostro computer con l'applicazione di Ricoh, ma questo ovviamente non è colpa di Ricoh e vale sicuramente per tutti i video a 360 gradi, tutti, anche se al momento l'unica esponente è questa qua. Sul nostro sito smartworld.it trovate ovviamente dei sample a 360 gradi, di video, di foto, abbiamo montato, abbiamo fatto un po' di footage, un po' di cose interessanti che potevano essere registrate a 360 gradi, ma trovate anche tutti i dettagli completi di questa telecamera e tutte le nostre considerazioni aggiuntive. Ultima cosa, quanto costa? Noi l'abbiamo presa su webprice.it, garanzia Italia 2 anni, 399 euro. Devo dire che è un prezzo magari non per tutti, ma per essere la prima vera buona telecamera consumer a 360 gradi, 400 euro come entry point non sono alla fine neanche così tanti, se pensate solitamente quanto costano i primi prodotti di qualsiasi tecnologia. Per questa recensione di Ricoteta S è tutto, ricordatevi però di andare sul sito, perché non possiamo dire che è tutto se non avete visto qualche video a 360 gradi. Ciao a tutti!